Allora, voglio commentare un libro che sto leggendo in questo periodo che si chiama Ecosistemi di innovazione, prospettive emergenti nel cultural heritage di Cristina Caterina Mitrano e Francesco Bifulco. È un libro che è stato pubblicato da Giapichelli nel 2022. Questo libro mi ha interessato molto, diciamo, l'ho letto perché diciamo, da vari anni mi occupo di lavoro appunto nel campo di innovazione tecnologica, ricerca e sviluppo. E nelle aziende dove ho lavorato mi sono appunto impegnato molto nella questione dell'innovazione, soprattutto applicata alle imprese, nell'ambito dell'industria 4.0, quindi le varie tecnologie abilitanti, intelligenza artificiale, machine learning, big data, Internet of Things, cloud computing e diciamo anche additive manufacturing, e data analytics, eccetera, eccetera. Quindi diciamo che ho fatto veramente tanti progetti nelle aziende dove ho lavorato, credo di aver lavorato su decine di progetti e ho fatto anche degli articoli scientifici, delle pubblicazioni su questi lavori. Quindi diciamo mi sono interessato a questo tema per motivi di lavoro e anche di studio perché diciamo come economista sono sempre stato molto colpito dall'economia di Schumpeter. Schumpeter è il grande economista, diciamo, che ci apre la strada all'economia dell'innovazione perché è stato il primo economista che ha riconosciuto il ruolo dell'innovazione tecnologica nell'ambito della scienza economica. Perché la scienza economica generalmente viene considerata come una scienza che è stata fondata nel 1775 circa, da Adam Smith, con il suo libro La ricchezza delle nazioni, però gli economisti, diciamo, non si sono mai accorti, diciamo, di questa dell'esistenza appunto dell'innovazione tecnologica se non all'inizio, tra la fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento. E il primo proprio ad aprire questa strada è stato Joseph Schumpeter. Joseph Schumpeter è stato un economista austriaco che ha vissuto, diciamo, una vita molto intensa. Oltre ad essere un economista, è stato anche ministro nel suo paese, è stato direttore di una banca, è stato un professore universitario nel sistema austriaco, credo anche tedesco, e poi è andato negli Stati Uniti dove ha fondato, è stato credo il primo direttore del Dipartimento di Economia di Harvard e ha dato anche un contributo molto importante alla scienza economica con la creazione, credo, di econometrica. Credo sia stato tra gli economisti che hanno creato Econometrica. Econometrica è un giornale scientifico, una rivista scientifica molto molto rilevante a livello internazionale, perché Schumpeter riteneva appunto che la scienza economica dovesse irrobustirsi dal punto di vista della metodologia quantitativa, che è il classico problema che gli economisti hanno ancora oggi. E quindi, diciamo, Schumpeter si accorge sostanzialmente che i fattori produttivi sono abbastanza fissi da un esercizio a un altro, quindi sostanzialmente diciamo, il numero di la terra, i fattori produttivi come il capitale umano sono abbastanza fissi da un esercizio all'altro, non cambiano chissà quanto. Però comunque sia c'è la crescita economica. Allora, che cosa è dovuta a questa crescita economica? La crescita economica è dovuta proprio all'innovazione tecnologica. Quali sono i motivi che spingono l'imprenditore ad innovare? Questa è una cosa molto importante perché nell'economia di Schumpeter è veramente un grande economista. Perché nella sua economia l'imprenditore ha una funzione particolare, non è semplicemente come nel modello neoclassico, ci sono tantissime imprese, infinite imprese che operano e alla fine dicono gli economisti neoclassici. L'impresa è marginale, cioè il fatto che ne aggiungi una, ne togli una, non cambia nulla. Invece, nella visione di Schumpeter non è così. L'imprenditore è demiurgo dell'economia, quindi l'imprenditore opera all'interno del sistema economico ed è capace di generare un cambiamento economico attraverso innovazione tecnologica. Che cosa spinge l'imprenditore ad investire per creare dei nuovi prodotti, per creare dei nuovi servizi? È la sua volontà di acquisire una posizione monopolistica nel mercato, cioè l'imprenditore non vuole in realtà competere con gli altri, vuole avere un prodotto e un servizio
che lo renda in un qualche senso monopolista. E così facendo si crea la cosiddetta distruzione creatrice, che è l'altro grande principio, grande idea di Schumpeter, che poi oggi viene ripresa tantissimo, no? Chi frequenta il mondo delle start-up sa benissimo quanto si parli sempre di creative destruction, si parla di innovazioni che sono disruptive, eccetera, eccetera. Tutta questa terminologia è sostanzialmente legata all'opera, al pensiero di Joseph Schumpeter. Cos'è questa distruzione creatrice? È il fatto che ovviamente l'imprenditore, creando dei nuovi prodotti, nuovi servizi, in realtà distrugge anche il mercato, nel senso che nel momento in cui mette il suo nuovo prodotto, il suo nuovo servizio nel mercato, tutti gli altri prodotti, tutti gli altri servizi diventano fuori mercato. E quindi è come se da un lato si crea valore, il valore nuovo prodotto è quello dell'invenzione, dell'innovazione, e dall'altro lato si distrugge valore, perché tutti gli altri prodotti, diciamo, che non hanno quelle caratteristiche di innovazione, sono inevitabilmente messi appunto fuori mercato. Questa è la distruzione creatrice, cioè mentre si crea un nuovo mercato, se ne distrugge un altro. Quello che il mercato che si distrugge è quello precedente, è quello, diciamo, appunto, della competizione. Schumpeter poi ha introdotto anche la distinzione tra invenzione e innovazione, ed è stato un economista che ha difeso molto il diritto, diciamo, di proprietà intellettuale, ovvero i brevetti, perché riteneva che se non vi fosse stata un'adeguata protezione nei confronti dei brevetti, le aziende non avrebbero avuto alcun interesse ad investire e quindi sostanzialmente non ci sarebbe stata innovazione tecnologica. Poi il dibattito, diciamo, sui brevetti o sul ruolo del diritto di proprietà intellettuale nell'ambito dell'economia degli intangibles, diciamo, è stato sempre un dibattito molto acceso, non sono tutti quanti d'accordo. Ci sono anche alcuni che ritengono che sia giusto che non ci sia un diritto di proprietà intellettuale, così come per esempio all'inizio dello sviluppo di internet, c'era una grande condivisione di diritti, non c'era così tanto diritto di proprietà intellettuale. Però queste, diciamo, sono alcune indicazioni per dire quanto sia rilevante Schumpeter oggi per comprendere il mondo attuale. E questo è un cambio di paradigma, perché se noi guardiamo il dibattito fino a, non so, a 20 anni fa, o a 30 anni fa, gli economisti di riferimento, anche 10 anni fa, gli economisti di riferimento erano i keynesiani contrapposti a Milton Friedman. Cioè, c'era la scuola di pensiero economico e di prassi dello Stato che deve spendere, e poi dall'altro lato c'era la proposta dell'austerità. Oggi questo dibattito sembra del tutto superato, perché ci sono stati due eventi che hanno cambiato completamente la dimensione delle politiche economiche. Uno è stato la crisi finanziaria del 2007, che ha spinto le banche, soprattutto la Fed e anche la BCE a fare delle politiche economiche veramente innovative e nuove, molto espansive, con il cosiddetto quantitative easing e il whatever it takes di Mario Draghi. E dall'altro lato, a seguito della crisi del Covid, ci sono state veramente degli interventi importanti di spesa pubblica da parte dei governi. Quindi oggi noi non ci chiediamo più se si possa fare o meno una spesa pubblica, perché abbiamo visto che nelle fasi di crisi ci sono stati importanti interventi. Però rimane il problema dell'innovazione. Sappiamo che innovazione è importante, sappiamo che innovazione crea PIL, fa crescita economica, però in un paese soprattutto come l'Italia non sappiamo ancora fare delle politiche che sappiano utilizzare l'innovazione tecnologica per creare nuova crescita.